Ciao a tutti, sono Gian Maria Zanzini, sono un commerciante legato a quella che è la filiera del tessile e abbigliamento. Voglio parlarvi di quella che è la brillante idea che ha avuto il nostro governo in quest'ultimo periodo, che è stata denominata la Lotteria dello Scontrino. Una Lotteria dello Scontrino che serve principalmente, secondo il governo, per scongiurare l'evasione fiscale e per agevolare quella che è la moneta elettronica. Bene, cosa ha comportato però per i pubblici esercizi, per i commercianti e per gli artigiani questa idea? Ha comportato che noi abbiamo dovuto tirare fuori dei soldi, anticipare della liquidità, soprattutto per comprare questa che è il nuovo registratore di cassa telematico di nuova generazione, che costa orientativamente da 690 euro, come in questo caso qui, che è un registratore basico, fino ai 1200-1500 euro. Quindi noi siamo stati costretti a anticipare dei soldi. Sì, è verissimo che noi abbiamo il 50% di credito d'imposta, sacrosanto, però è anche vero che noi anticipiamo la liquidità, che leviamo i nostri correnti bancari, una liquidità che potrebbe servire benissimo per pagare una parte dei fornitori, per pagare una parte dei collaboratori, per non parlare poi degli affitti, e liquidità che serve in questo momento qui di grande crisi, serve per pagare quelle che sono le utenze, che nessuno di voi ministri e primo ministro è venuto in mente di sospendere nel 2020. Speriamo che nel 2021 qualcuno pensi di sospendere almeno le utenze. Bene, vi dico questo perché l'altro costo abbastanza deleterio e molto invasivo è quello legato a quella che è l'adattabilità che ci avete costretto ad attuare per il registratore di cassa legato alla lotteria degli scontrini. Questo pacchetto di assistenza tecnica costa 227 euro, altri soldi che noi abbiamo dovuto anticipare. Quindi, facendo i conti della serva, noi paghiamo orientativamente dai 1000 euro, 1500, 2000 euro che ci tocca tirare fuori da quelli che sono i nostri conti correnti bancari. Dico questo perché negli ultimi 8 anni, e lo dico al governo e ai ministri, abbiamo perso in Italia oltre 90.000 imprese, e in questi ultimi 8 mesi, 9 mesi, cioè da gennaio ad oggi, fino al 30 di settembre per la precisione, perché sono i dati della Camera di Commercio, non è che ce li inventiamo noi i dati delle chiusure delle attività. Abbiamo perso 12.000 imprese circa, sono 1.335 imprese al mese in questi ultimi 9 mesi. Capite che è un problema? Rischiamo, anzi, non un problema, rischiamo l'estinzione delle attività produttive, rischiamo l'estinzione in Italia delle microimprese, dei negozi di prossimità. Bene, rimangono in Italia, lo dico al governo e ai ministri, 5 milioni di imprese. E la clessidra della crisi sta andando avanti molto velocemente. Cerchiamo di aiutare queste imprese, queste microimprese, non con i ristori, ma con gli indennizzi. Ci vuole un aiuto forte e un aiuto pesante. Buona serata a tutti.